Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Genoa e Athletic Club. Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Ed ecco il boato del pubblico, sentite all'ingresso in campo dei giocatori. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Eccoci, si comincia. Prova a verticalizzare. Vuole la profondità. Attenzione! Può concludere. Allontana il pallone. Prova la giocata nello spazio. E trova il compagno. C'è spazio per calciare. C'è il tiro. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cross in arrivo. Ci mette la testa. Va rapido sulla respinta. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Aveva voglia di tirare a tutti i costi, si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. Attaccano con una grande determinazione. Poi si perdono un po' negli ultimi metri. È già il terzo tiro che sbagliano. E abbiamo già superato il quindicesimo. Ottima progressione, palla al piede. Può calciare a rete. Pallone dentro. Palla allontanata senza troppi complimenti. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. C'è l'opportunità per il contropiede. Può andare. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. Palla larga in profondità. Crossa il pallone a centro area. Spazza il pallone. Gioca una palla lunga. Prova il filtrante. Occhio, può andare. È tutto solo là davanti. Può provare. Ha perso l'attimo giusto per il tiro. Ci ha messo troppo tempo per decidere, un'opportunità sprecata. Porta il pallone in avanti. Occasione. Prova la conclusione. Occasione. E c'è il gol dell'Athletic Bilbao. Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere.
Athletic Club si porta in vantaggio 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Occhio al lancio lungo. Cerca spazio. Può calciare a rete. Primo tempo che si conclude dunque qui. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Per la seconda frazione di gioco. Il Genoa adesso non deve farsi prendere dal nervosismo e cedere alla tentazione di gettarsi in avanti in modo scomposto, facendo saltare tutti gli equilibri. C'è ancora tutto il secondo tempo davanti per ribaltare il risultato. Palla giocata alta sulla fascia. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Kofi si fa avanti in territorio nemico. Occhio alla conclusione, non è stato abbastanza rapido. Classico esempio di indecisione, troppo tempo prima di calciare qui. Pandev la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Respinta della difesa. Prova il filtrante. Avanza da solo. Continua ad andare. Palla al piede. Occasione. Prova il tiro. Ha perso l'attimo giusto per il tiro. Ci ha messo troppo tempo per decidere. Un'opportunità sprecata. Sostituzione per il Genoa. Prova la giocata nello spazio. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato. Prova il filtrante. Niente da fare, non passa. Ancora un ottimo intervento difensivo. Cerca la profondità, sulla fascia. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio nero. Cross di Miguel Veloso. Ottimo disimpegno, la spazza via. Veloso. Isaac Kofi trova il canale sulla fascia. Attenti al tiro. Il portiere la stava combinando grossa. Buona la sua progressione palla al piede. Aduriz si propone in mezzo. Aduriz. Occhio al tiro. Fuori di poco, sfortunati qui. Ci è andato molto, molto vicino. Un tiro ottimo. Sostituzione per il Genoa.
Ottimo intervento di copertura. Vuole la profondità. Miguel Veloso, passaggio in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Buona la progressione a sinistra, ma non ci sono grandi spazi. Può calciare a rete. Prova il tiro. Supera la linea, gol! Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Numero 22. Era al posto giusto, al momento giusto. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Devono cercare di portare. Ed ecco il fischio finale, tutti sotto la doccia. Finisce la gara di andata, che si chiude dunque con un pareggio. Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però.